Buongiorno, benvenuti. Possiamo cominciare. Mister, come si dorme da allenatore camorrista, ma soprattutto come si lavora, come sempre, credo. Ma come dei professionisti che devono cercare di preparare al meglio ogni gara, ogni battaglia, come sarà anche quella di domani. Poi, come abbiamo sempre detto, la classifica oggi lascia il tempo che trova, non ha importanza. Tutti sanno, il campionato di Serie B si decide da marzo in poi, quindi ora siamo alle schermaglie iniziali e quindi non diamo peso alla nostra classifica e pensiamo una partita alla volta, come giusto che sia, quindi ho dormito come tutte le altre volte. Senta mister, buongiorno. Buongiorno. Allora, domani i liberali si affrontano con Maria Lamaro, la squadra che conforma i risultati che è la Ternana e la squadra che ai nastri di partenza era stata accreditata come la più forte della categoria, diciamo il meglio a oggi che può offrire la Serie B. Beh, io direi che il Genoa è una squadra giustamente indicata da tutti come la squadra più forte della Serie B e in queste partite lo ha anche dimostrato perché gioca con una certa padronanza del gioco, ha quasi sempre il possesso palla contro tutti intorno al 65%, 62-60, quindi giustamente è una squadra forte, una squadra di Serie A con giocatori bravi, giovani, di prospettiva, forti, veloci, danno intensità alla gara, in tutte le gare, gioca uno, gioca l'altro, non gli cambia praticamente niente, quindi direi che giustamente il Genoa credo sia la squadra più forte del campionato e domani sarà una bella partita. Noi dovremo essere umili ma coraggiosi. Vale un calcio innovativo quello di Blessing? Beh, è un calcio fatto di molte riaggressioni, di molta densità in zona palla, quindi ovviamente a volte magari anche scoprendo delle situazioni, però c'è una squadra che difende andando in avanti e assomiglia molto alla Ternana della Serie C, perché partono sempre due terzini, difendono spesso a due e portano molti giocatori oltre linea palla e quindi ovviamente ha quella personalità di squadra, quella consapevolezza che gli permette di dominare le partite come hanno fatto quasi sempre tranne una volta. Però è una di quelle squadre che giocano e di conseguenza quindi possono anche lasciare giocare, insomma giocano al calcio. Sì, però ovviamente quando fai le riaggressioni dovremmo essere bravi sul primo passaggio dopo la riconquista palla, perché se perdiamo quel passaggio dopo aver riconquistato la palla può essere un problema. Quindi dovremmo essere bravi dal punto di vista tecnico e fare una partita migliore rispetto a quella di Benevento dal punto di vista del palleggio, soprattutto nel primo tempo. È vero anche, mister, buongiorno, che Blessing, che questa scuola tedesca, no, di Rangnick, è stato suo allievo, poi Piegan Pressing, però mi pare che nelle ultimissime partite è un po' variato il gioco del Genoa, cioè sta allargando gli esterni, tutti come sono giocati con il largo, prima facevano questo quadrato, no, che era anche in Europa è abbastanza innovativo, adesso vedo che si schierano su un 4-2-3-1, anche se, come dicevi tu, sicuramente d'accordo, c'è questa riaggressione alta, no? Però prima linea di passaggio sono d'accordo, ma ti aspetti un Genoa che comunque arriva a Terni e vorrà giocare così, oppure magari proprio perché nelle ultime partite ha un po' cambiato atteggiamento, magari si presenterà un pochino più attento, quindi ci lascerà giocare un pochino più la palla. Ma io non l'ho visto onestamente un cambio di atteggiamento del Genoa, ho sempre visto fargli le stesse cose, poi probabilmente domenica a Cosenza giocando contro un 5-3-2 c'era la necessità di allargare un po' le maglie del Cosenza, no? Quindi può darsi che quella partita sia stata preparata in quella maniera lì, però io credo che loro verranno qui e giustamente
faranno, non credo che faranno tanti accorgimenti, faranno la partita che devono fare secondo le loro caratteristiche e secondo i loro principi di gioco. Quindi non mi aspetto particolari adattamenti alla Ternana da parte di una squadra così importante come il Genoa. Stata vista le condizioni per gli ragazzi? Diciamo stanno un pochino meglio, vediamo un attimo una volta che noi ora ultimamente siamo molto legati anche a dei confronti con i medici, no? Come è successo già domenica a Benevento, anche domani ci saranno delle staffette perché ci sono dei ruoli dove dobbiamo gestire i minutaggi obbligatoriamente. A Benevento li abbiamo gestiti bene e secondo me siamo stati bravi come staff perché abbiamo messo la migliore formazione, soprattutto nel primo tempo, al di là del risultato e poi ovviamente quello che era già preventivato. Quindi siamo stati bravi a leggere come sarebbe andata la partita, perché se fossimo partiti al contrario con le scelte, il secondo tempo sarebbe finita 5-0 per il Benevento. E invece siamo stati bravi perché abbiamo così, con tanta fortuna, ha letto che la partita nel primo tempo poteva essere un certo tipo di partita e nella seconda un altro tipo di partita, al di là di qualcuno che magari poi ha detto che abbiamo sbagliato la formazione, ma noi invece ci siamo dati il 5 perché secondo me siamo stati bravi. Poi gli allenamenti li vediamo noi, le scelte le dobbiamo fare noi. E ovviamente lo facciamo nell'interesse sempre e comunque della Ternana, quindi le scelte che facciamo noi è sulla base di come stanno i nostri giocatori, poi ripeto, ultimamente abbiamo delle staffette obbligate e quindi può piacere o non piacere, ma al momento la situazione è questa. Ho fatto una statistica un po' particolare rispetto allo scorso anno, allo scorso campionato. Sono andato a vedere, noi abbiamo giocato 9 partite con 2 neopromosse, però 7 partite con squadre che abbiamo affrontato lo scorso anno. Sono andato a vedere lo score partita su partita, per esempio Ascoli Ternana 2021-2022, Ascoli Ternana 2022-2023. E quindi per vedere proprio esattamente i risultati, stando attento se c'è un risultato in casa o in trasferta. E di queste 7 partite abbiamo fatto 3 punti in meno rispetto allo scorso anno, perché la differenza fu Cosenza sostanzialmente. Ecco, allora ti chiedo, che dato può essere da un punto di vista come lettura? Abbiamo fatto per esempio la stessa vittoria a Parma, con quasi lo stesso risultato, abbiamo vinto a Benevento l'anno scorso e anche quest'anno, però abbiamo perso anche ad Ascoli, quest'anno e lo scorso anno. Quindi è, malgrado questo, con le neopromosse abbiamo avuto i risultati, ci hanno mandato prima in classifica, no? È un dato che può essere interessante, c'è una chiave di lettura su questo, oppure è un caso? Secondo me è un caso perché siamo talmente diversi sia negli interpreti sia nel modo di giocare che non c'è secondo me similitudini rispetto all'anno passato. Quindi penso siano più dati. Avevo colpito perché avevo fatto 3 punti in meno. No, lo so, però oggi noi ci esprimiamo con un modulo diverso, con dei giocatori diversi rispetto all'anno scorso, con dei principi diversi rispetto all'anno scorso, quindi non lo so, faccio fatica, ecco, a vedere delle similitudini rispetto all'anno scorso, che comunque è l'anno scorso. Ora noi dobbiamo concentrarci su quello che è oggi, su quello che siamo oggi e andare avanti su questa strada. Da mister corsa al biglietto, fa piacere. No, è bello perché vuol dire che abbiamo lavorato bene tutti, società, giocatori, staff, e quindi vuol dire che la programmazione, l'organizzazione, le idee chiare su tanti aspetti ovviamente ti danno dei vantaggi, no? Quindi riportare la gente allo stadio a noi ci fa piacere, ovviamente domani avremo bisogno del massimo incitamento da parte di tutti i presenti. Io spero che vengano esauriti i biglietti, perché domani abbiamo bisogno di tanto sostegno, perché la partita è bella da giocare, ma sarà anche al tempo stesso difficile, e quindi abbiamo bisogno del massimo sostegno, ancora più della partita con il derby.
una partita tattica, in virtù anche della considerazione un po' del ruolino del Genoa, no? Formato esterno, sì, che praticamente ha puntato più punti in esterna che a casa. Questo può significare magari quando si fa il gioco ha più problemi. No, magari può essere anche legato a una maggiore spensieratezza, no? Ovviamente quando giochi a Marassi davanti a 25-30.000 persone devi vincere per forza, un po' di, diciamo, hai un po' meno di serenità mentale rispetto a se vai in trasferta, premesso che loro hanno una tifoseria che li segue sempre in massa e quindi insomma il Genoa gioca sempre quasi in casa, però penso che sia dovuta anche a questo, che magari trovano anche squadre che giocando in casa che si preoccupano anche della fase offensiva e quindi per loro, per le caratteristiche che hanno, può essere anche meglio. Tanto mister, cambiano i sistemi di gioco in 3 anni, dico, cambiano gli attaccanti, però la Ternana riesce sempre a far arrivare ai gol diversi giocatori, come è già successo quest'anno. Diciamo, il credo, questa è una costante. Beh, io sapete, no, credo, penso sempre che per vincere le partite bisogna fare gol in qualche maniera, no? Perché sì, puoi anche difendere bene, puoi difendere di squadra come stiamo facendo noi in queste, diciamo, in questo momento specifico della stagione, e quello è importantissimo, perché meglio difendi e probabilmente meno gol ti serve per vincere le partite. Però ovviamente il DNA della squadra è quello di attaccare, è quello di cercare di trovare il gol, e i nostri gol sono tutti gol veri, perché noi per esempio siamo, penso, l'unica squadra di Serie A e Serie B che non ha ottenuto ancora un calcio di rigore a favore, l'ultimo credo sia stato a Como l'anno scorso, e sono passate tante giornate, vediamo che spesso ci vengono magari anche col VAR, anche dopo aver consultato il VAR, ci vengono fischiati dei rigori contro che lasciano un po' interdetti e che fanno ovviamente, diciamo, pendere, perché non è come prima che non c'è il VAR e allora dici torti e favori alla fine si riequilibrano, no, oggi bisogna trovare un arbitro come quello di domenica che decide di andare contro il VAR e di fischiare calcio di rigore. A noi non è mai successo, almeno da quando sono qui, non è mai successo che un arbitro si sia preso la responsabilità di andare contro il VAR, e quindi penso che sarà difficile chiudere questo saldo in pareggio, almeno in pareggio, non dico in vantaggio, credo sarà difficile chiudere questo saldo di quest'anno in pareggio. Però prima o poi uno fischierà anche a noi per la legge dei grandi numeri, considerando che siamo primi in classifica, considerando che giochiamo spesso nell'area avversaria e che abbiamo tanti giocatori talentuosi, è un po' curioso come dato. Ecco. Hai parlato di umiltà e coraggio, l'ardore, il vigore visto a Benevento nelle ultime uscite farà pendere un po' la ruota della bilancia domani, o c'è una situazione tattica? Ma loro, diciamo, è una partita, sì, sarà una partita molto tattica, dove ovviamente ci sarà bisogno di fare delle cose diverse, perché loro sono bravi con il possesso palla, a volte fanno anche dei possessi di 2 minuti prima di arrivare a trovare la giocata definita, perché hanno dei giocatori bravi, loro cercano le buche, cercano di creare delle buche per poi... sono bravissimi i 2 centrocampisti a, diciamo, a individuarle e a cercare quel tipo di soluzioni lì, quindi molti si sono, diciamo, consegnati aspettandoli un po' bassi, noi vorremmo cercare di trovare un equilibrio tra le due fasi che possa, diciamo, farci dire anche la nostra quando abbiamo la palla noi, sennò diventa una partita monotematica. Dopo l'inizio, mister, un po', diciamo, di assestamento che abbiamo avuto, si è vista improvvisamente, ma anche direi progressivamente, no, per il lavoro che avete fatto, Ternana molto concreta, pragmatica, che ha consentito di scalare la classifica, di vincere anche partite difficili per il derby, e secondo me col Palermo e a Benevento si è tornato a vedere per varie fasi un po' la Ternana di quel calcio che piace a Luca Rebbi, no?
È difficile trovare questa simbiosi tra giocare bene, giocare bello, fare gol. Ci stai provando proprio. Ma io dico il merito anche degli avversari che abbiamo incontrato, perché per giocare bene bisogna essere in due. Benevento e Palermo sono due squadre che giocano, quindi siamo riusciti a far bene la fase difensiva, ma al tempo stesso abbiamo avuto anche i nostri spazi per poter proporci in una certa maniera anche in fase offensiva. È chiaro, se arriva una squadra che si mette con 10 uomini dietro linea palla, diventa complicato. Quindi o sblocchi subito la partita e quindi poi di conseguenza obblighi loro ad avere un atteggiamento diverso, oppure ci sono certe partite che è complicato. Nelle ultime abbiamo trovato due squadre che hanno giocato e quindi noi di conseguenza abbiamo approfittato degli spazi che abbiamo trovato. Però quest'anno si riesce anche, cosa che negli anni scorsi veniva meno bene, a trovare spazi proprio con quelle squadre che, come dicevamo, giocano dietro linea palla. Quest'anno più volte, Cittadella di Perugia per esempio, insomma, si riesce anche lì, quindi evidentemente sono stati fatti dei progressi anche su quello aspetto. Sì, diciamo che in quelle partite lì siamo stati bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. Quindi, perché poi le sblocchi le partite, spesso le sblocchi, soprattutto quel tipo di partite, hai bisogno dell'episodio del calcio piazzato, no? Noi siamo riusciti in entrambe le partite che hai citato ad andare in vantaggio sul calcio piazzato, che è un'altra freccia che abbiamo nel nostro arco, abbiamo arricchito curandola in maniera più dettagliata. Mister, Genoa e Parma sono le favorite del campionato, Genoa più del Parma forse? Ma sicuramente sono tra le favorite, però ce ne sono anche altre. Non trascurerei anche almeno altre 6-7 squadre. Però in effetti il Genoa, per quello che si vede, e il Parma anche ultimamente, dopo la vittoria nostra a Parma, diciamo che hanno trovato il passo giusto. Quello che ha trovato il Genoa, la cosa diciamo positiva del Genoa è che di solito quando retrocedi dalla Serie A un po' di problemi all'inizio ce l'hai. Loro non hanno sentito assolutamente questo problema e sono lì, perché un punto non è niente, un punto è poco. Ma momento potrebbe essere, cioè domani anche, si parlava prima di situazioni da gestire, no? Non so se è possibile o meno, se sono indiscreto, in quanti ruoli, se è possibile? Beh, almeno due o tre situazioni dobbiamo fare una staffetta. Quanto sarà importante, mister, domani di uscita veloce sul fine valle, come dicevi, dato che Benevento, per esempio, Sorensen, che ha dimostrato di avere, no, questo bel lancio sul partito, su altri giocatori, sull'aggressione genovana che ci aspettiamo tutti, con questa ricerca del centro, come dicevi prima tu, quanto sarà importante uscire veloce su quelle palle e magari anche con il lancio lungo, e se è preferibile in questi casi magari giocare su un giocatore più veloce, oppure un giocatore può portarti ad appoggiare la manovra, come potrebbe essere Favilli. Quindi se hai dei dubbi su questo, se no, condividi questa cosa. No, condivido, però non è che possiamo trovare anche un giocatore che riesce a fare entrambe le cose o una serie di interpreti che ovviamente ti agevolano in questo compito, perché noi, ripeto, nel momento in cui recupereremo palla dovremo essere estremamente precisi, veloci e precisi, se no una palla intercettata può diventare sanguinosa, come si dice spesso, no? E quindi su quella situazione lì noi dovremo trovare la maniera di riuscire a ripartire sia con palla alta ma anche con palla a terra. Mister, lei ha detto prima che in due o tre situazioni ci sarà la necessità di fare, diciamo, delle staffette. Palletti come sta, o è uno dei tre, diciamo? Beh, Palletti, nel senso, come vi dico sempre io, un conto è il calciatore che ti viene restituito in gruppo dopo 20 giorni e voi spesso scrivete pronto Falletti o pronto Tizio, non è proprio così. Cioè, dal momento che poi te lo rimettono dentro il gruppo, un minimo di tempo ci vuole. Diciamo in solitamente due partite
15 giorni di rilavorare col gruppo per rimuscolarizzare l'atleta, a volte ce ne vuole anche 3 o 4. Quindi Sese al domenica sarebbe entrato, se poi fortunatamente abbiamo fatto gol, non c'è stata la necessità di metterlo per voler andare a vincere la partita, perché ci siamo arrivati con quelli che erano in campo e ovviamente dopo abbiamo sistemato un po', abbiamo rinforzato gli ormeggi, no? Dopo essere andato in vantaggio. Però Sese è un giocatore ora che è recuperato, sicuramente 90 minuti nelle gambe non ce l'ha, questo è fuori discussione. Santa vista, come va l'operazione piedi per terra? No, direi bene, e questo è importante per noi perché ci consente di poter rimanere concentrati senza fare. Magari noi, quando dico noi, intendo chi è dentro, no? Poi giustamente fuori il tifoso può e deve al diritto di sognare magari di un altro anno essere qua a parlare del Milan, dell'Inter e della Juve. Questo ovviamente, se un tifoso non avesse quel sogno lì, la domanda è cosa ci viene a fare allo stadio, Ci no? sarebbero 10.000 euro, non c'è tutto Quindi discutibile. quello è giusto e a noi il loro entusiasmo ci serve. L'importante è che noi, addetti ai lavori, dentro si sappia gestire questa situazione, perché sappiamo benissimo che siamo solo all'inizio del campionato e la Serie B da sempre, gli ultimi 3 mesi, chi ha più birra va su. Noi vogliamo continuare a stupire, vogliamo cercare di rimanere attaccatissimi alle prime posizioni o nel gruppone che viaggerà magari a una velocità diversa degli altri e poi, come succede nelle tappe del Giro d'Italia, farsi trovare pronti per l'eventuale sprint. E per farlo abbiamo bisogno di tanta umiltà, abbiamo bisogno di continuare. Perché non ho parlato della partita di domani come prova di maturità o partita della verità? Perché per noi è soltanto un obiettivo, con tutto il rispetto per il Genoa, ma manca ancora 28-29 giornate, quindi domani che test è? Non è un test che darà delle risposte, comunque vada il risultato sarà un test che darà delle indicazioni, ma non darà delle risposte definitive, almeno per quanto riguarda la Ternana. Ok, grazie mille. Grazie. Grazie.